Ah! C'è Felinian. Lottiamo con Felinian. Ehi, ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Yokai Watch 4. Siamo finalmente nel post-game e ci sono un bel po' di cosine da fare. Prima di fare tutto quanto, quello di bello che c'è da fare nel post-game, ho delle cose molto importanti da fare che magari potevo fare prima, ma ho detto, sai che ci vuole ancora un po' di tempo prima che esca la patch definitiva. Non so quanto, non so quanto, ma ci sono molte missioni da fare, tipo il nuovo Woxillo e la Volpe e il Santuario. Io direi di iniziare a fare intanto queste due, poi magari i misteri che mi mancano. Penso siano solo questi due a sto punto e poi qua ci sono altre missioni. Comunque, facciamo il nuovo Woxillo. Indaghiamo su questo mistero. Bisogna andare nel futuro all'agenzia investigativa. Ah, quindi ci viene a parlare qualcuno? O Woxillo stesso? Non lo so, tipo Woxillo forma umana. Potrebbe anche essere perché c'è il nuovo Woxillo. Quello vecchio, ho detto l'inferno infinito mi va stretto, me ne voglio andare. Dov'è? Ah. Sì, però scusami, è qui, no? Ah no, è qua dietro, eh. Ecco, vabbè, piccoletto. Ma è Woxillo? Cioè, se lui ma è minuscolo. A parte che alcuni yokai hanno lo stesso nome. Però, che cos'ha questo yokai? Sembra davvero a pezzi. Forse la nonna potrebbe aiutarci. Proviamo a chiedere a lei. Ma non potevano metterlo davanti alla nonna direttamente. Ragazzi, vi presento lo yokai Woxillo. Lo conosci sul serio, nonna? Sì, la sua leggenda è tramandata da tempi antichi, quanto te antichi, immagino. Si dice che sia composto dalle anime di tutti coloro che ha sconfitto. Ah, ma queste anime si stanno pian piano indebolendo. Ecco il motivo per cui si è ridotto in questo stato, sta soffrendo molto. Ma è terribile, c'è qualcosa che possiamo fare? Io mi chiedo più che altro perché sia nero, a causa di tutte quante le anime assorbite. È tutto spiegato qui, dove, signora? Pergamena Woxillo. Esiste una pergamena che parla di Woxillo. Sarebbe stata molto utile ai tempi di Nate. Per fare in modo che si ristabilisca dovrete seguire le istruzioni alla lettera. Ah, e dopo che l'avremo salvato diventerà nostro amico. Se fossi in voi eviterei di sottovalutarlo. L'origine di Woxillo fu un processo quanto mai instabile, credetemi. Ma perché qualcuno ha dovuto creare Woxillo? Vabbè. Vi consiglio caldamente di evitare ogni sorta di errore. Inoltre, non aggiungete ingredienti a vostro piacimento, sì, perché lui è una padella. Si chiama Woxillo, ma in realtà non è una padella wok. È uno di quei padelloni che si mettono a cuocere con sopra il tappo. Tipo tappo, ma non è un tappo, però ci siamo capiti, dai. L'avrete sicuramente visto in qualche anime, per forza. Controlliamo la pergamena. Inserire nel calderone alcune bambole a scelta. E che dovrei inserire? Tre bambole d'argento, una bambola d'oro, cinque bambole di fuga. Tre bambole d'argento? Non lo so. Ah, ma devo inserirne una di un... cioè, tutte quante? Proviamo a fare tre bambole woxi, tre bambole di fuga. Cinque bambole di fuga. Ok. Mi piacciono? Ah, ok. E ora continuiamo allora. Ok, vediamo cosa dice la pergamena. Tre tipi di dolci. Che dovrei inserire? Ah, dolci, pancake reali. Pancake soffici, vabbè. Ok, gli sono piaciuti. Va bene. È un bollitore. Più o meno è quello. Sì, serve a bollire le verdure. Tanta roba insieme. Inserire cinque tipi di cibo. Oddio, tipi, però diamo di 5 sukiyaki. Aspetta allora, vediamo un po' se va bene Ah, penso che vada bene qualsiasi cosa, quindi magari gli metto 5 lingue di manzo se c'è. Ok, non ho niente con me. Proviamo a mettere qualcos'altro. 5 tonno pinna gialla, vediamo un po' se gli va bene. Oi oi, no. Quindi fino ad ora ci ho azzeccato. Ok, quindi non vuole il tonno pinna gialla. Ah, perché ci sono le anime di quelli che ha sconfitto, certo. E quando saranno forti?
Abbastanza. Ma non ha senso, scusa, perché dovrei... Perché dovrei... Vabbè, ho fatto male, ma mi chiedo, perché dovrei non affrontare questi? Scusami, è un buon allenamento. Vabbè, questa qui è una battaglia molto inutile, è stata. Vado comunque a prendere il... quello che mi chiede. Lingue di manzo, provo sia Sukiyaki che manzo. Ah, ma non serviva per forza comprargli la lingua di manzo o altro. Serviva semplicemente andare avanti? Sfidare il piccolo Bokshillo così da forgiarlo per le battaglie future. Dobbiamo sfidarlo? E certo. Quindi anche sbagli te la dà comunque buona e non devi andare a recuperare gli altri oggetti. Ma che stupidaggine è sto? Ma scusami. Allora, Yo-Kai Watch 4 ha fatto tante cose sbagliate, ma questa è proprio la peggiore di tutte. Cioè, ok che è una grandissima mano per, insomma, accorciare il gameplay, però... Cioè, no, amico mio, perché? Mi sto divertendo un po' con il mio amico qui. Con Shooting Dodge, forte Shooting Dodge. Bello, bello. Dove vai? Non scappare? Mamma mia, quanto meno. Faccio più male così con i pugni normali che non con l'attacco più pesante. Oh, carico al massimo! Va, ribaltato. Gigator che voleva venire... Ah, ne, non posso fare niente. Mi sa che devo farlo solo con Nate. Cioè, con l'umano. Vabbè, poco male. Mi sono perso forse dei soldi? O forse i punti? Ma per farmare ci sono molti metodi buoni. Alcuni più veloci di altri. Sì, perché sto nome giapponese è Domboru qualcosa, una cosa del genere, ma non mi ricordo di preciso. Bel lavoro ragazzi, sembra che Wokshillo si sia ristabilito del tutto. È stata più dura del previsto, ma sono contento di vederlo così. Sì, ci hai avvertiti sui pericoli, è un vero enigma. Già, come diceva un famoso professore... Summer, io mi inchino alla tua conoscenza, sei una donna di cultura. Ogni enigma ha una soluzione. Brava, tu sì che sei una donna di cultura. Una culturista, insomma. Bene, questo Bokshillo ci ha preso in simpatia, allora. Basta che non ci faccia correre di qua e di là. Non... L'unica cosa che sono andato a cercare era il Sukiyaki di manzo. O di pollo, quello... Vabbè, l'ho preso entrambi alla fine. Dico, vabbè, magari gli do uno di quelli e si calma. No, potevi andare avanti. Va bene, non importa. Credo che rimarrà qui a giocare. Qui per un po', tornato a giocare con lui ogni tanto. Ah, quindi è una sfida che puoi fare ogni tanto per provare a fartelo amico. Beh, un Wokshillo come amico, se è forte tanto quanto quello degli altri due giochi, potrebbe starci. Sul terzo, ci sarebbe Wokshillo sul terzo, ma non è sfidabile. Sul due si può fare amico, se non sbaglio. Mi pare, eh. E fammi per caso. Ah, vuoi le anime? Cinque anime di rango A non ce l'ho. Vediamo un po' se c'ho qualcos'altro, allora. 20 anime di rango C. E ci sfida per Ah, quindi devo dargli delle anime per poi affrontarlo in battaglia. Mi pare una fregatura, sinceramente, Mi piace questo Wokshillo. Mi piace. Quanto è bello il brawler su Yo-Kai Watch. Mamma mia. Oh, pugni, calci, pugni. Ok. Non so se va in base a quello che... Sicuramente va in base a quello che gli dai, però il premio potrebbe cambiare di volta in volta. Ad ogni modo, prima di concludere questo video, la prossima volta mi faccio le missioni. La missione di La Volpe e Santuario. Livello consigliato 41. Questa mi sa che è molto importante. Nel futuro, una volpe yokai sta cercando un nuovo protettore per il suo santuario. Forse possiamo dare noi una mano. Comunque, è molto interessante poter sfidare Wokshillo fino a fartelo amico e comunque continuare ad affrontarlo per ricevere poi anche dei premi piuttosto particolari e ovviamente utili. Come appunto la sfera grande. Non so, approfondirò magari questa questione. Ma prima di concludere, c'è una cosa che devo fare. Chiave multicolore, ne ho 17. Wow.
Ne uso almeno una, un paio, per insomma, cercare di trovare qualcosa di interessante. Le chiavi sono molto utili. Nei prossimi episodi poi ne userò alcune per sfidare degli yokai particolari, quindi... mi raccomando, abbiamo Signor K. Ah, non posso usare la bici. Abbiamo Tengu. Oh, è un buon modo per farmare questo, Attenzione. Attenzione perché si può farmare bene qui. Questi ci fai gli oggetti e poi sono buone. Chiave per gli yokai d'elite. Insomma, usiamola un po' questa 5 stelle. Tanto non mi ricordo se si può comprare poi dal negozio. Ma anche fosse, oh, tanto vale provarci. Gli yokai d'elite sono yokai di rango S probabilmente. Ah, c'è anche Calderino. Calderino ce l'ho già. Sì, sceglitene uno, Shudendoji. Non sono da buttare. Ti fai due nemici, ci perdi una mezz'oretta, utilizzi le chiavi, ti fai i tuoi giretti. Sono buoni, Sono buoni i portali e le chiavi da usare. Ah! C'è Felinian. Lottiamo con Felinian. Boh! Poverino. Ok, anima di Felinian. Normale, ma va bene. Va benissimo. Va più che bene, direi. Buono. Ok, li saliamo di livello. Ottimo. E salendo di livello posso anche sbloccare altre funzionalità del Watch. Wow. Quindi qui c'era Felinian. Meno male che mi sono fatto il giro e non sono andato via. C'era Felinian. Questo è uno di quegli yokai che può apparire raramente. Non è detto che appaia uno yokai specifico quando utilizzi i portali. Però lui è apparso, quindi buono, buono così. Ma allora, direi amici miei che il video termina qui. Mercoledì c'era live, quindi niente video. Se no, scoppio. Il canale scoppia, figuriamoci, non io. E venerdì continuiamo, farò l'altra missione, quella di, della volpe. Aspetta però, aspetta, qui c'è una cosa interessantissima, ora che posso farlo. Poi farò anche il rango S, farò il Sumo Kai, che è davvero carinissimo, ho visto. Purtroppo me lo sono spoilerato per ragioni che vi spiegherò più avanti. Ah, questi è buoni, questi è buoni. Per ragioni che vi spiegherò più avanti me lo sono spoilerato, ad ogni modo... Io vi ringrazio per aver seguito anche questo video. In descrizione trovate tutti quanti i link utili. E noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye!